Okraunaru. Certamente vi sarà capitato di sentire parlare del Okraunaru, che era il venditore di carbone. Nell'Ottocento le carbonaie erano molto diffuse in Italia perché questo fossile era quasi l'unica fonte energetica. Infatti, più di mezzo secolo fa, si consumava molto carbone proveniente dai nostri boschi, ricchi di tanta legna. Ogni anno i boscaioli tagliavano gli alberi che venivano fatti a pezzi per la costruzione della carbonaia. Intanto i carbonai si spostavano dai loro paesi per raggiungere i luoghi ove avveniva il disboscamento e preparare il legno necessario per la trasformazione in carbone. Questa trasformazione avveniva attraverso la combustione a fuoco lento fino alla completa carbonizzazione dei tronchi. La legna veniva disposta in cumuli a forma di una cupola. All'interno di esse c'era la camera di cottura. All'esterno veniva coperta da zolle di erba che servivano ad evitare l'ingresso di ossigeno al fine di accordare il calore necessario per una corretta carbonizzazione della legna. Il calore dei forni di combustione doveva agire lentamente e guardati a vista notte e giorni per un periodo di 6 o 7 giorni. Questo processo veniva interrotto di tanto in tanto da qualche perdita di fumi che fuoriuscivano dalle finestrelle laterali. Circa una settimana dopo, il forno veniva scoperchiato per la raccolta del carbone. Okraunaru, in un primo momento, era un mestiere itinerante. Egli girava per i vicoli dei paesi e delle città, con dei grossi sacchi in spalla, pieni di carbone, frutto del suo lavoro svolto in montagna. Il carbone veniva acquistato all'ingrosso e ammucchiato in appositi locali. Per la pesa del carbone veniva adoperata una bilancia quando si trattava di pasare un quantitativo piccolo, mentre per quantitativi superiori ai 4 o 5 kg si ricorreva alla statela. I lavoratori del settore venivano facilmente riconosciuti, infatti, malgrado usassero le dovute precauzioni per non sporcarsi, avevano sempre le mani sporche del nero fumo del carbone. Okraunaru circolava con un carretto trainato da un mulo e pieno di sacchi contenenti carboni di vario tipo. Si spostava da un paese all'altro, percorrendo strade impervie per vendere i carboni che dovevano essere di quercia e non di castagno. In proposito, correva una massima: cugente montagna e graune castagno non ce fa negozio che non ce guadagna. I carboni erano tanto richiesto che i craunari incominciarono ad aprire delle botteghe come punti vendita. Col tempo, questi venditori di carbone crearono dei veri e propri negozi, capaci di fornire ogni tipo di carbone per poter alimentare quegli strumenti che lo utilizzavano. Okraunaru appartiene al passato ed è una figura scomparsa nel tempo che riporta alla mente l'immagine delle nostre mamme che si alzavano presto al mattino per preparare avrasera. Il braciere, nella versione dialettale, veniva chiamata avrasera. Questa non era altro che una bacinella a forma circolare quasi sempre in ottone, con due manici e una piccola paletta in metallo per rimuovere di tanto in tanto il fuoco. Avrasera veniva posta al centro di una struttura in legno di forma circolare e sorretta da quattro appoggi, con un foro centrale per poter inserire il braciere e poggiare la paletta di metallo. La struttura in legno serviva a far poggiare i piedi delle persone che nei periodi freddi dell'anno si riunivano intorno ad esso per raccontare e ascoltare le loro storie. La preparazione e l'accensione della brasera nei periodi invernali, sia nel pomeriggio che alla sera, era affidata alla donna di casa. Ella, verso le 5 del pomeriggio, provvedeva all'accensione e a posizionare nella stanza a brasera, il braciere. Invece, alla sera, verso le 19:30, inseriva nel letto o nei letti lo scaldaletto, apposito attrezzo da posizionare sotto le lenzuola. Le nostre nonne e mamme, in inverno e nei giorni di pioggia, con una struttura apposita adoperavano avrasera per asciugare gli indumenti intimi per poi stirarli col ferro da stiro a carbone. I carboni sono stati venduti in grandi quantità fino agli anni 60. Oggi di carbone se ne produce ancora, ma gradualmente, perché è stato sostituito dal cherosene, dal petrolio, dal gas, dall'elettricità e da altre componenti energetiche.
carbone e mi porta fortuna, lo porto per strada, imparo la vita, conosco la gente, cammino con niente, ascolto la notte e busso alle porte, passando un paese davanti alle chiese, preghiera la sento, ci crede e mi incanto con una Madonna che sempre accompagna, io vivo nel mondo, il carretto che passa, che vende, che cigola come l'inverno, che porta la neve, il gelo ed intanto, cantandone un canto, imparo a sognare e che tutto il resto mi possa servire, la gente che incontro e mi porto dentro, le storie che sento e dopo racconto, la voglia che adesso ho di respirare, l'amore l'ascolto e imparo ad amare, gli amici rincontro per tutta la vita, la guardo e le dico non è mica finita, e ancora ti voglio, e ancora ti cerco, e ancora ti imparo, e ancora ti vivo, e nella mia mente ripasso una storia, e ancora un ricordo, e ancora un memoria, e ancora io dico, guardando alla luna, eppure il carbone mi ha portato fortuna, na 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 na.